Ciao a tutti, sono Yelena e questo è Chiacchiere Letterarie. Eccomi qui a inaugurare una nuova rubrica che mi piacerebbe proporvi periodicamente. Adesso non so se una volta al mese o una volta ogni 2 settimane, abbiamo un po', dipenderà anche dagli impegni. Questa rubrica prende spunto da una rubrica di un altro youtuber particolarmente famoso su YouTube Italia, e si tratta di Victor Laszlo 88. Probabilmente lo conoscerete tutti, è un ragazzo che parla di film qui su YouTube, anche molto bravo, e lui tiene una rubrica sui film in cui periodicamente consiglia numero variabile di film da vedere di generi diversi. Prendendo spunto dalla sua rubrica, ho pensato di inaugurare questa, che ho pensato di chiamare Che libro leggo. Cosa dite? Magari suggeritemi se non vi piace questo titolo, qualche titolo, altro titolo un po' più esemplificativo che vi piaccia di più. Io per adesso mi è venuto in mente solo questo, ma vedremo, è tutto da sistemare. In questa prima puntata di Che libro leggo, pensavo di proporvi 3 generi, come avrete letto dal titolo: noir, storico e romanzo di formazione. Per il genere noir mi piacerebbe proporvi un libro di uno scrittore che ho conosciuto praticamente per caso, è stato un regalo di compleanno, e si tratta di Qiu Xiaolong. È uno scrittore cinese che scrive appunto noir, ma un po' particolari. La sua serie di romanzi, che vede come protagonista l'ispettore Chen Kao, ispettore cinese che indaga su casi di omicidio in Cina, ha la particolarità che prende spunto da ogni caso di omicidio per parlare di una tematica politica particolare, politica ambientale o in generale comunque una tematica rilevante nella Cina moderna. Il libro che vi propongo della serie è anche quello che mi è piaciuto di più suo fino ad adesso, ancora non li ho recuperati tutti, ma di quelli che ho letto questo è quello che mi è piaciuto di più, e si tratta delle Lacrime del Lago Tai. In questo romanzo Xiaolong affronta la tematica ambientale come causa dello sviluppo incredibile, dell'incredibile sviluppo industriale che ha investito la Cina dopo Mao. In questo romanzo l'ispettore Chen Kao si trova a investigare sull'omicidio di un ambientalista, e a sua fianco avrà Shan Shan, un attivista ambientale che lo aiuterà nelle indagini. Quindi, come titolo del genere noir, la mia prima proposta è Xiaolong. Uno scrittore che secondo me dovrebbe essere molto molto più conosciuto, molto talentuoso. Per il secondo genere, il genere storico, ho pensato di proporvi una sezione un po' particolare del genere storico, che è quella di cui si occupa Lisa Fee. Di questo romanzo potete averne già sentito parlare qui nel canale, nelle mie letture, una mia lettura recente. E il romanzo di cui vi parlo, che vi consiglio, di questa autrice è Fiori di Neve e il Ventaglio Segreto, principalmente perché è l'ultimo che ho letto dell'autrice e perché mi è piaciuto particolarmente. Tutti i suoi romanzi vertono più o meno sulla stessa tematica, cioè sull'approfondimento storico della Cina antica, e soprattutto si focalizzano sulla condizione della donna nella Cina antica. Fiori di Neve e il Ventaglio Segreto in particolare si focalizza sulla storia di 2 donne di 2 ceti sociali differenti che vengono in contatto per un patto di Lao Tong, di vecchie se stesse, che è un rapporto particolare che si sviluppava nella Cina antica tra 2 donne, che veniva siglato e sancito dal tempio e che le univa in un rapporto praticamente a vita, di amicizia, e si sofferma su molte delle violenze fisiche e spirituali che venivano psicologiche che venivano perpetrate ai danni non solo delle donne, ma di molti esponenti della società in generale, soprattutto quella povera. In particolare si sofferma molto sulla pratica della fasciatura dei piedi, pratica molto in uso in Cina fino all'avvento di Mao.
Ho notato solo ora che le due proposte sono entrambe sulla Cina. Non è fatto apposta. È un periodo orientale, anche la terza proposta in realtà riguarda l'Oriente, quindi il mio primo che libro leggo è orientale. La terza proposta l'ho inserita nel genere romanzo di formazione, anche se ero molto indecisa su come chiamare, su come definire questo genere. L'autrice in questione è Banana Yoshimoto, il libro che ho scelto è Moshi Moshi. L'ho inserito nel genere romanzo di formazione principalmente perché la Yoshimoto si focalizza sulla capacità, sulla descrizione di come le persone escono da un periodo difficile, da un momento brutto delle loro vite, quindi in un certo senso è un romanzo di formazione perché è un modo di crescere interiormente. Moshi Moshi è la storia di due donne, una madre e una figlia, che a causa della perdita del padre barra marito si trovano, diciamo, a imparare a vivere da sole, a riadattare tutta la loro vita a questa mancanza. E lungo il libro, i libri di Banana Yoshimoto sono libri molto che danno importanza all'aspetto interiore più che all'aspetto esteriore, quindi non ci sono grandi avanzamenti di trama, non succedono moltissime cose esteriormente, ma tutto quello che succede è interiore, è una crescita psicologica. In effetti deve essere inserito anche nel genere romanzo psicologico, però diciamo ho preferito inserirlo nel genere romanzo di formazione. Ditemi voi in che genere inquadrereste meglio i libri della Yoshimoto, quindi magari la prossima volta li inserirò magari nel genere corretto. E niente, questo era il primo episodio di questa nuova rubrica. Ditemi se vi piace, se vi interessa che periodicamente vi consigli un nuovo libro. Magari in questa rubrica potrà riguardare anche Taika, se vorrà partecipare anche lei. Ci potremo alternare in questa rubrica di consigli. Vi invito a dare un'occhiata al canale di Victor Laszlo, che è il padre di questa, per me, il padre di questa tipologia di video. Quindi magari andate a vedere il suo canale e i suoi video, che sono sempre molto interessanti, soprattutto questi dei consigli sui generi. E niente, fatemi sapere nei commenti quali sarebbero stati i vostri consigli per queste categorie. Noi ci vediamo al prossimo video.